ventesima del campionato nazionale Serie B. Buonasera a tutti gli amici di TVL e Sport TVL all'ascolto per questo match tra la Valentinas Camicette Bottegone e la Gecom Siena, per tutti Menzana Siena, la squadra che è rinata dalle ceneri dello squadrone che nell'ultimo decennio ha fatto la storia del basket italiano e non solo, con anche importanti risultati ottenuti a livello europeo. Accanto a me per questa telecronaca il collega di Toscana Basket Live Matteo Baccellini, al quale do il nostro benvenuto. Matteo, che segue anche un po' le vicende della Meridian Monsummano, che prima di Bottegone ha già ospitato in casa proprio la Menzana Siena, e al quale chiediamo le similitudini intanto a livello di calore tra la serata del Palaterme e quella di questa sera al Palacarrara. Sì, buonasera. Beh, quella è stata una partita nel quale il tifo di Siena direi ha fatto quasi la differenza, è riuscito a riscaldare un Palaterme, perché nell'occasione Monsummano ha scelto di giocare la partita appunto al Palaterme di Montecatini, e devo dire che in quella circostanza il colpo d'occhio della curva, la curva est, nella circostanza occupata dai tifosi di Siena era veramente spettacolare. Questa sera direi che però anche qua al Palacarrara i tifosi di Siena non stanno facendo mancare il loro apporto. Credo che per Bottegone sia l'occasione di misurarsi contro una squadra, come giustamente dicevi te, che ha fatto la storia, ma anche bello giocare di fronte a un pubblico così caloroso. E andiamo dunque a iniziare a raccontare questo match intanto con i quintetti in campo. Per Bottegone Nicola Bongi, il capitano Roberto Marconato a saltare con l'altro Roberto Chiacic, e poi Pippo Giannini, miglior marcatore della Valentinas, Lele Rossi e Leonardo Colombini. Ricordiamo che Bottegone già da diverse giornate fa a meno di Fiorello Toppo, sostituito da Daniele Ganguzza, arrivato dall'Olimpia Cagliari, e soprattutto dalla settimana scorsa deve fare a meno anche di Fabio Cuccarese, uno dei giovani in doppio tesseramento con il Pistoia Basket. Cuccarese tornerà in campo soltanto nel 2015. Il quintetto invece per Siena vede in campo con il numero 4 Lorenzo Panzini, adesso penetrazione di Colombini nel frattempo che non va a segno, braccato da Chiacic. Dicevo, oltre a Panzini in campo Roberto Chiacic, Luca Pignatti, Juan Sebastian Vico e Alex Raruzzi. Match iniziato da circa 30 secondi, Siena adesso che prova a buttarsi nel traffico, Vico, tiro abbastanza forzato in allontanamento, non prende il canestro, allora rimbalzo a due, Rossi Bongi, Bottegone di nuovo in attacco, Colombini per Pippo Giannini, ma Panzini capisce tutto ed è lui a andare a segnare i primi due punti del match. 2-0 per la Menzana. Giannini prova subito a mettersi, ad accendersi, ma la sua tripla non va a bersaglio, e allora Siena di nuovo in attacco. Lo stesso Panzini, scelto nel quintetto titolare rispetto a Davide Parente. Nel frattempo palla recuperata da Lele Rossi e dunque Bottegone di nuovo in avanti, pallone alle mani Nicola Bongi, Marconato di fronte a sé Chiacic, duello tra due dei giocatori più esperti di tutto il girone A della Serie B. Giannini prova a sfidare Chiacic fino in fondo, reverse di Giannini, due pari, per lui sono i primi del match. E adesso Siena in avanti, Ranuzzi sotto per Pignatti, stoppato da Rossi, poi Pignatti rischia di perdere la maniglia, Panzini si butta dentro con la mano di richiamo, trova altri due punti, fattore Panzini in questo avvio di match, 4-2 quando sono passati due minuti. Giannini vorrebbero Emanuele Rossi, si va adesso da lui, braccato da Chiacic, prova a batterlo in qualche modo, fallo di Chiacic che chiaramente non la può mettere sulla velocità con Lele Rossi, e questo potrebbe essere
un buon mismatch all'interno della sfida. Rossi, sappiamo quanto è pericoloso e fattivo sotto le plance contro un Kjaerbeek che ovviamente con tutto il rispetto per quello che ha fatto nella storia del basket italiano, però la carta d'identità non inganna e l'esperienza c'è, però chiaramente non può giocare come faceva un tempo. Nel frattempo due liberi segnati da Lele Rossi, nuova parità sul 4 pari quando sono passati 2 minuti e mezzo e rimessa adesso per Siena dal lato corto del campo con Alex Ranuzzi. Vediamo chi viene a ricevere, si torna fuori per Panzini che gira sul blocco di Kjaerbeek, ancora Panzini in isolamento, stavolta sbaglia, smanacciamenti vari, alla fine il pallone finisce nelle mani di Roberto Marconato che lascia Nicola Bongi, aveva visto uno spiraglio ma viene immediatamente chiuso. Allora Rossi ancora rischia i passi in questa occasione, graziato dagli arbitri. Giannini sotto per Lele Rossi, 4 per lui e vantaggio Bottegone, primo vantaggio del match per la Valentinas. Pallone sotto per Ranuzzi contro Colombini, tiro frontale di Kjaerbeek e fallo di Roberto Marconato. Ci saranno due liberi per il numero 41 della Giacomo Siena, anzi il fallo è di Lele Rossi. Liberi per Kjaerbeek, cioè Matteo, dicevo, Bottegone sta provando a sfruttare questo mismatch soprattutto di velocità tra Rossi e Kjaerbeek, cioè per ora sta avendo ottimi risultati. Sì, credo che la chiave giusta di lettura del match in questi primi 3 minuti, Bottegone che sta tenendo assolutamente testa a Siena, forse è scappato un paio di volte di troppo Panzini, però bisogna dire che il gioco alto-basso che riesce a fare Bottegone sta facendo rendendo i suoi frutti. Adesso Rossi che fronteggia Kjaerbeek, che difende piuttosto bene su di lui. Rossi rischia di perdere la palla, poi riesce a rigiocarla. Colombini, pochi secondi per andare il tiro, solo 3. E Bongi forse non si accorge, solo all'ultimo, di poter tirare. Poi per fortuna la Valentinas recupera questo pallone offensivo, ancora una nuova occasione. Giannini adesso prova a buttarsi nel traffico, apre per Colombini, ma c'è il piede di Siena, Pignatti dall'altra parte va a inchiodare a una mano e Beppe Valerio chiama subito time out sul risultato di Valentina 6, Giacom 8. Giannini deve entrare nel match il miglior marcatore della Valentinas in questo campionato. Pallone in post basso per Marconato contro Kjaerbeek, prova a braccarlo sul primo passo, poi Bongi fa saltare Panzini, azione molto complessa, tenta la tripla di tabella Giannini che non va a segno. Allora Siena corre dall'altra parte, Vico però va a aprire per Ranuzzi, non si aspettava questo passaggio flash e allora palla persa da Siena
inizio senz'altro contratto da parte di entrambe le squadre. Bongi braccatissimo da Panzini che cerca di mandarlo fuori ritmo. Adesso Rossi, pallone un po' troppo lento, Bongi dietro schiena su Panzini, prova dal fino in fondo, Nicola appoggia al ferro e basta, pallone torna fuori. Allora Ranuzzi fa correre Vico, Pignatti ha spazio per la bomba che prende, non mette, rimbalzone tra le linee di Roberto Chiasic che ovviamente in queste situazioni ci va a nozze. Ranuzzi gira sul pick and roll di Pignatti, riapre per Chiasic, braccato da Pippo Giannini, va a sporcargli la linea di passaggio, ma finiscono anche 24 secondi. Ottima difesa della Valentinas in questo frangente. Ricordiamo anche gli arbitri che sono Fabio Ferretti di Nereto, provincia di Teramo, e Francesco Di Luzio di Pescara. Pallone adesso nelle mani di Lele Rossi, Giannini, Marconato per Lele Rossi, ancora contro Chiasic, tiro dalla lunetta, non va a segno, è il suo tiro, Chiasic lo ha sfidato, non c'è stato il canestro. E allora pronto sul cubo dei cambi Andrea Barzanti, tenuto fuori dal quintetto iniziale per la prima volta in stagione da Beppe Valerio. Chiasic apre la bomba di Vico, va a segno. Primi tre per il cannoniere della Menzana, 11-6. Giannini prova a buttarsi dentro contro Vico, rischia i passi, ma prima dei passi c'è il fallo di Panzini. Primo fallo per Panzini, 11-6, fuori Colombini, e cambio anche per Siena, dentro Parente, fuori Ranuzzi. Ci sono tre falli di squadra per Siena fino a questo momento e un solo fallo per Bottegone, la rimessa proprio di Barzanti per Nicola Bongi, gira sotto per Lele Rossi, stoppatona di Chiasic. E chiaramente andare nel pitturato contro Chiasic può essere un grosso problema per la Valentinas. Vico, Chiasic, tiro frontale, va a segno. E adesso Siena inizia a far vedere perché è la capolista e perché è la squadra favorita alla vittoria del campionato. Marconato, tiraccio del capitano Valentinas, rimbalzo di Parente, un po' di confusione adesso in casa Bottegone, con parziale aperto di 9-0 per Siena. Panzini in angolo, Chiasic a spazio per un altro tiro comodo. È lui a guidare questo primo break di casa Siena, che prova già a allungare in maniera decisa in questo primo quarto. L'attacco della Valentinas si è fermato, Marconato finta la bomba, non la prende, Giannini si butta dentro, torna fuori per Rossi, c'è un po' di paura di tirare adesso, Giannini in faccia a Vico, prende il palo, Giannini poi in qualche modo rimette il pallone in campo, però il piede di Vico non fa azzerare il chilometro 24, e quindi Matteo 9 punti di vantaggio per la Menzana, che dopo i primissimi minuti ha subito fatto capire quello che potrebbe essere l'andamento del match. Sì, direi che è un break nel nome di Roberto Chiasic, che ha stoppato Rossi, ha segnato due volte consecutive, ha fatto un paio di cose veramente da giocatore esperto. Soprattutto Siena adesso è assolutamente padrona della situazione. Ancora Chiasic che va a segnare, un canestro difficile, veramente difficile, gli facciamo i complimenti. Il rimbalzo già non era semplice, riuscire a girarsi e segnare, beh, insomma, Chiasic ha un'esperienza e anche un curriculum che gli permettono queste cose. Il problema per Bottegone, che adesso è un po' murata direi in attacco, perché da quel 6-4 non è più riuscita a segnare. Eh sì, break che si amplia ancora con il nono punto di Roberto Chiasic, fattura il 50% della produzione offensiva della squadra bianco-verde. Della Rosa per Barzanti, esce dai blocchi, spara la bomba, non va a segno. E rimbalzo comodo di Chiasic, Parente supera la linea di metà campo, scambia con Pignatti, viene a ricevere Panzini.
in punta, ancora Pignatti, Panzini gira su Barzanti, Pignatti si apre per il tiro, Ganguzza prova a contenerlo, tira in allontanamento, stavolta non va a segno. Montegone deve sbloccarsi in attacco, non segna più da una vita. Rossi per Giannini, in post basso per ancora Lele Rossi contro Chiacic, prova a sfidarlo, si butta a destra, torna a sinistra, Rossi non sa più che fare, passi di Daniele Ganguzza che poi aveva sbagliato anche il tiro e dunque rimane più 12 Gecom con palla in mano. Si mette a zona Bottegone adesso per cercare di limitare in qualche modo le offensive di Siena. Fallo di Gianluca Della Rosa sul tentativo di penetrazione di Juan Sebastian Vico e dunque tre falli di squadra fino a questo momento, 1 minuto e 26 alla fine del primo quarto, già ampiamente di marca Menzana. Pignatti tra le linee, Panzini cerca in angolo Parente, sulla zona di Bottegone però c'è l'infrazione di piede commessa da Andrea Barzanti e dunque rimessa dal lato lungo del campo. Vico si butta dentro sotto per Chiacic, tutto molto facile, sbaglia però un rigore e allora Ganguzza fa ripartire Della Rosa. Ci vorrebbe un canestro per sbloccarsi definitivamente. Ganguzza ci prova lui a tre punti e va a sbloccare finalmente il punteggio per la Valentinas che era ferma da una vita. Pallone sotto per Chiacci, già abbastanza complesso ma ne esce più che bene, 11 punti per uno strepitoso fino a questo momento Roberto Chiacic, 9-20 per Rossi, c'è il secondo fallo, fuori Lele, dentro Roberto Marconato, un libero aggiuntivo per il numero 41 di Siena per andare a allungare di nuovo, stavolta va fuori. Si rimane sul più 11 per la Gecom. Della Rosa, spazio, Marconato ancora fuori per Gianluca, gli crea lo spazio Ganguzza, spara da tre punti, non va a segno, lotta praticamente inesistente a rimbalzo, pallone sotto per Chiacic che tenta quasi la layup, non va a segno. Adesso lui e Marconato con la velocità di due bradipi rientrano uno in attacco e l'altro in difesa per andare a questo ultimo possesso offensivo del quarto nelle mani di Bottegone. Giannini trova l'autostrada, non si ferma nemmeno di fronte al fallo non fischiato dagli arbitri, mentre dall'altra parte Vico tenta la preghiera da metà campo che non va a segno e dunque il primo quarto finisce sul punteggio di Valentina Sbottegone 11, Gecom Menzana 20.
Palla Carrara, subito Siena in avanti con il tiro di Pasci sbagliato, tenta il rimbalzo Pignatti, ma l'ultimo tocco è proprio dell'ex giocatore di Mantova. Ricordiamo, lui e Ranuzzi l'anno scorso hanno vinto la Lega 2 Silver con la Dinamica Mantova e quest'anno giocano da protagonisti in Serie B. Tanto per far capire quella che è la forza del roster a disposizione di coach Matteo Meccacci. Adesso Bottegone in attacco, Varzanti va a sparare la bomba, primi tre per lui. È lui un po' che deve sobbarcarsi importanti responsabilità offensive. Pignatti tra le linee prova un tiro più o meno comodo, rimbalzo di Pasci. Bottegone sta concedendo un po' troppi secondi tiri alla Gecom. Parente trova un'autostrada, si butta dentro, sbatte sul ferro, ma arriva ancora Pasci che mette due punti. E anche se Kjašić sta a sedere, il suo sostituto per ora non lo fa certo rimpiangere. Adesso fallo dello stesso Pasci su Roberto Marconato. Cambio per Bottegone, fuori Pippo Giannini, rientra il numero 19 Leonardo Colombini. Come dicevo in apertura di match, chiaramente le ridotte rotazioni per coach Beppe Valerio sono una variabile non di poco conto. Fuori Cuccarese, di fatto si gioca in otto. Varzanti apre per Marconato, un'altra bomba dalla sua mattonella. Ganguzza poi smanaccia fuori in qualche modo. Bottegone si butta dentro, Della Rosa pallaccia per Marconato che è sì alto, ma lì non ci potrà mai arrivare Matteo. Bottegone sta cercando di trovare le soluzioni da tre punti per aprire un po' la scatola difensiva di Siena, che però insomma sta facendo vedere che non è prima in classifica per caso. Sì, tutto giusto, Bottegone che però anche in questa circostanza fa capire che se difende un po' più duro riesce anche a trovare due buoni punti, come la circostanza attuale con Colombini che va a segnare in contropiede il canestro del meno 6. Non mi sembra un cattivo risultato visto come si era messa a un certo punto l'andamento della partita con quel parzialone firmato tutto da Kjašić, una partita che direi che resta tutto sommato godibile, soprattutto Bottegone se riesce a difendere, come anche in questo caso può davvero dire la sua. E adesso altro errore per la Gecom. Barzanti ha un tiro comodo che però manda a fare un cross, e allora Siena dall'altra parte, fallo di Colombini per fermare Vico. Per Colombini è il primo fallo, fuori Panzini per Siena, dentro Ranuzzi e rimessa alle mani di Vico, viene a ricevere Parente. Vico braccato da Della Rosa, Pignatti ancora tra le linee, braccato da Ganguzza, Parente finta la bomba, non la prende. Della Rosa prova l'anticipo su Vico che non c'è, poi Marconato va a fare a sportellate con Ranuzzi a rimbalzo. Adesso è un momento positivo per la Valentinas. Della Rosa, vediamo cosa va a inventarsi, viene a ricevere Ganguzza, Marconato sotto contro Pignatti, step back, non va a segno, ma Ranuzzi smanaccia fuori il rimbalzo con un Colombini che ci sta mettendo davvero tanta energia per riuscire a farsi sentire anche in attacco. Chiaramente Ranuzzi non è proprio il più semplice dei clienti. Barzanti, tiro forzatissimo che per poco non entra, e allora Parente corre dall'altra parte, sotto per Vico, tenta la stoppata Barzanti, abbastanza deciso con i tifosi di Siena che
avevano qualcosa da ridire. Ricordiamo che Parente e Barzanti sono stati compagni di squadra a Lucca, sia in Serie B che in Lega 2 Silver, prima della scomparsa della stessa formazione lucchese. Nel frattempo due liberi per Vico, va a segno il primo, sono 4 per lui, 16 a 23 quando sono passati 3 minuti e poco più dall'inizio del secondo quarto. 2 su 2 per Vico, 5 per lui, con ovviamente Roberto Chiacic che rimane il miglior marcatore di Siena del match a quota 11. Colombini, pallone adesso un po' troppo fermo della rosa, riceve sul blocco di Ganguzza, apre per Colombini, prova a sfidare Ranuzzi che gli porta via il pallone, ma lo stesso Ranuzzi con il piede finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque 7 secondi per l'azione offensiva della Valentinas. Barzanti voleva Colombini sotto canestro, va a cercare della rosa, bisogna muoversi contro Ranuzzi, della rosa rischia di perdere la maniglia nell'angolo, Barzanti alla fine dei 24 non va a segno, Colombini strappa un gran rimbalzo con Pignatti che si arrabbia con i compagni, Marco Nato prende la mira e mette solo il fondo della retina. Bombone anche per Marco Nato, time out Siena sul risultato di Valentinas 19, Giacom 24. Offensivo, quintetto in campo per Bottegone, Barzanti, della Rosa, Ganguzza, Marco Nato, Colombini e difesa zona della Valentinas per Siena, Ranuzzi, Pignatti, Paci. Ranuzzi adesso trova un bel varco, va a mettere due punti, i primi due del suo match, gli altri in campo sono Parente e Vico. 19 a 26, pronto a entrare in campo anche Bruno Ondomengue della Rosa, Marco Nato ha spazio per un'altra bomba che prende ma non va a segno, rimbalzo di Paci, finalmente se Marco Nato tira da tre sotto canestro c'è davvero poca gente, e allora Paci, Pignatti, Vico, gran palla sotto per Pignatti che trova due punti e Siena prova a scappare di nuovo con questi 4 punti consecutivi. Barzanti si crea lo spazio sotto per Ganguzza che va a appoggiarne 2, 21-28. Parente per Ranuzzi, gira sul ricciolo di Paci, Ranuzzi in qualche modo per Pignatti, apre per la bomba di Vico che va a segno. Beppe Valerio chiede l'infrazione dei passi di Pignatti, non ravvisata dagli arbitri. 8 punti per Vico, nuovo più 10 per la Giacom della Rosa. Marco Nato pallaccia sotto per Ganguzza, fallo di Paci, secondo fallo per lui, e rientra l'armata sotto canestro. Matteo, fuori Paci per 2 falli in 5 minuti, rientra Chiacic, Bottegone ha provato un po' a riavvicinarsi ma Siena, la grande squadra qual è, appena trova il varco pulisce immediatamente.
Beh sì, è già stato un po' detto in telecronaca che la profondità della panchina di Siena ovviamente non ha rivali direi in questo campionato. Bottegone però deve rimanerci con la testa, adesso Barzanti va in penetrazione, va a trovare due ottimi punti che riportano a Valentina a San Meno 8 e questo deve fare Bottegone, riuscire a circolare meglio che può la palla, magari trovare buon tiri da tre punti. Stasera ha avuto molte occasioni, magari non sempre con ottime percentuali, ma del resto la forza di Siena è quella, per cui non può fare diversamente la Valentina. Adesso un'ottima stoppata sul tiro di Vito e ancora Bottegone che ha l'occasione per riportarsi anche a meno 6. Stoppatone della Rosa sul tiro di Vico, adesso Barzanti e Marconato volevano il pallone, arriva soltanto adesso a Barzanti che anguzza contro Vico, deve provare a sfruttare il mismatch e ci riesce con il fallo di Vico, primo per lui. Situazione falli ancora abbastanza tranquilla da entrambe le parti e adesso richiamo ufficiale per la panchina di Siena nei confronti di coach Meccacci. Alla prossima protesta partirà il fallo tecnico, rimessa dunque per Bottegone con 14 secondi per l'azione offensiva, 3 minuti e 54 all'intervallo lungo. Barzanti esce dai blocchi della Rosa, ancora Barzanti braccato da Mondomengue. Barzanti, tiro forzatissimo da 7 metri, non va a segno, rimbalzo in qualche modo di Colombini. L'ultimo tocco però è di Marconato e Beppe Valerio chiama time out sul meno 8 Valentinas a 3:43 dall'intervallo lungo. Siena di nuovo in attacco, Parente adesso un po' di zona, pressione a tutto campo della Valentinas, ma Siena ne esce abbastanza bene. Vico trova un'autostrada sotto per Chiacic, stoppatona di Marconato e adesso va sfruttata in attacco. Giannini al limite dei passi, Barzanti prova a bruciare Mengue, Marconato ha spazio per un'altra bomba, è un po' corta. Giannini e Barzanti vanno a contendersi il rimbalzo. L'ultimo tocco è del numero 4 della Valentinas con Beppe Valerio che chiede ancora ai suoi pressione a tutto campo. Rimessa di Parente per Vico, vediamo Siena come ne esce, piuttosto male perché Vico manda il pallone in tribuna e allora possesso offensivo per la Valentinas, ritrovato immediatamente Barzanti per Gianluca Della Rosa, gira su blocco Marconato, velocissimo Gianluca, ne mette due, primi due per lui, 25-31, torna a meno 6 la Valentinas. Parente proprio contro Della Rosa, Mengue
in punta della rosa, rischia l'anticipo su Parente che poi spara a tre punti, non va a segno e rimbalzo lungo lo stesso Gianluca Della Rosa. Si sente caldo il prodotto di scuola Pistoia Basket, uno dei punti di forza anche della Under 19 DNG di Cristiano Biagini assieme a Davide Moretti. Barzanti nell'angolo, Colombini spara da tre punti, non va. Rimbalzo di Vico, era un tiro senz'altro costruito bene dalla Valentinas. Parente, Barzanti difende un po' sui generis e poi Giannini per terra rischia lo scippo. Il fallo però è di Colombini. Per Colombini è il secondo fallo e Della Rosa va a mettersi a sedere. Rientra Nicola Bongi, doppio cambio anche per Siena, rientra Pignatti e Panzini, fuori Ondomengue e Vico, quindi doppio play in campo per Siena, vale a dire Parente e Panzini. Ranuzzi cerca di far fuori Pippo Giannini, apertura per Robertone Chiacic che ne va a mettere altre due e dunque 25 a 33 per Siena con Chiacic che torna a segnare. Della Rosa a spazio da tre punti, non va a segno. Marco Nato poi trattenuto da Chiacic. Parente si fa tutto il campo comodamente, Pignatti contro Della Rosa, infrazione di passi di Pignatti e adesso esce Della Rosa al posto di Lele Rossi. Proteste vigorose da parte del pubblico senese presente qui al Pala Carrara in circa 300 unità. Bongi per Rossi, ancora Barzanti, brucia Ranuzzi, si butta dentro e poi scarica per Davide Parente. Barzanti, Panzini, chiedo scusa, Ranuzzi si butta dentro, Marco Nato gli porta via il pallone ma diventa un assist per Panzini, in due su Pignatti e alla fine fallo di Marco Nato con la panchina senese che voleva l'antisportivo. Marco Nato si spiega con Pignatti. Matteo, sì, un fallo deciso, non credo che ci fossero sinceramente gli estremi per l'antisportivo. Adesso Pignatti con questi due liberi che potrebbero riportare la Gecom sul più 10 con cronometro fermo a 1.22, sbaglia però Pignatti il primo personale, era rientrato da appena un minuto assieme a Panzini e sbaglia ancora Pignatti. Per Bottegone c'è un'occasione importante ma la Valentinas nelle ultime azioni sta trovando direi buoni tiri soprattutto da fuori anche se le percentuali non la stanno premiando. Adesso Marco Nato che va a giocare su Rossi spalla canestro, uno scarico un po' difficile per Bongi, poi di nuovo la penetrazione per Giannini che spara da tre punti e sbaglia di nuovo, rimbalzo per Pignatti e la Gecom che può giocare nuovamente. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto. Pallone per Pignatti in punta contro Lele Rossi, Ranuzzi finisce per terra ma va tutto bene per gli arbitri. Parente, show fino in fondo e due punti per Parente, primi due del suo match. Siena torna nuovamente al più 10, adesso sarebbe importante fare almeno un canestro prima dell'intervallo, non importa se da due o da tre punti. Barzanti braccato da Ranuzzi, rischia i passi Barzanti, taglio di Pippo Giannini, tiro in allontanamento, sono 6 per Pippo e senz'altro Bottegone cerca con un po' di cuore di rimanere lì in scia per Giannini, come ho detto sesto punto a 20 secondi e 2 decimi dalla fine. Il numero senz'altro più interessante, Matteo, lo commentiamo in questo mini intervallo. In 13 minuti di utilizzo Roberto Chiacic ha 13 punti, 7 rimbalzi, un fallo fatto e 17 di valutazione. Sì, sono cifre che si commentano da sole, non a caso nei 5-6 minuti in cui Micacci gli ha dato un po' di respiro la Valentina si è riuscita a rimanere direi a galla, aggrappata alla partita.
Pistoia deve cercare, Bottegone scusate, deve cercare di giocarsela un po' così, ha di fronte soprattutto nell'area colorata un avversario con il quale probabilmente non può competere, quindi l'alternativa è cercare buoni tiri da tre punti. Io direi che la Valentina per il momento le spaziature le sta creando, quello che mancano semmai sono un po' le percentuali, però 8 punti di divario da Siena, direi che forse ci si può anche stare. Soprattutto per quanto visto nel primo quarto, dove Siena aveva già quasi dato l'impressione di voler ammazzare la partita e invece poi Bottegone è riuscita perlomeno a provare a rimanere in scia. Adesso vediamo questo ultimo possesso del quarto, quintetto abbastanza basso per Siena con Panzini e Parente. Pallone per Vico, vediamo Bottegone come riuscirà a difendere il blocco di Ranuzzi. Vico va a destra nell'angolo, Panzini tiro da tre punti, va a segno. Bottegone ha un minimo di tempo per segnare. Barzanti sulla sirena dei 24, beffato dal ferro. Finisce qui il primo tempo al Pala Carrara, 27 Valentinas, 38 Gecom, riepilogo dei punti per Siena, 2 Parente, 4 Panzini, 11 Vico, 2 Ranuzzi, 2 Pasci, 4 Pignatti e 13 Chiacic. Per Bottegone Giannini 6, Della Rosa 2, Rossi 4, Barzanti 5, Marconato 3, Colombini 2 e Ganguzza 5. Ci risentiamo per il secondo tempo del match. Quanto va? 13 punti e 7 rimbalzi. E dunque siamo di nuovo in collegamento dal Pala Carrara per questa sfida del dodicesimo turno del girone A del campionato di Serie B tra Valentinas Bottegone e Gecom Siena. Si riparte con il punteggio di 38 a 27 per la Gecom, un primi 20 minuti dove il grande protagonista è stato senz'altro Roberto Chiacic. Adesso Bottegone in attacco, controllo di piede di Colombini e dall'altra parte Vico ne mette due comodi, 13 per lui. Inizia senz'altro in maniera complicata questo terzo quarto per la Valentina. Si quintetti in campo per Bottegone, Colombini, Ganguzza, Rossi, Bongi e Pippo Giannini, con Colombini che va a segnare il suo quarto punto. Sull'altro fronte Panzini, Ranuzzi, Vico, Pignatti e Chiacic, lo stesso quintetto di inizio match. Chiacic cerca il passaggio sotto per Pignatti, Rossi prova a contenerlo in qualche modo, Ganguzza smancia a rimbalzo, pallone che finisce le mani di Nicola Bongi. Allora Bottegone torna in avanti, gira sul blocco di Ganguzza, Nicola Bongi, adesso alle sue parti Pignatti, Ganguzza tiro dai 5 metri contro Chiacic, non va a segno. Altro contropiede tutto campo di Siena, stavolta Pignatti sbaglia. E allora pallone un po' sbasso, Rossi contro Chiacic, tiro allontanamento, beffato dal ferro, percentuali raso terra in questo momento per la Valentinas. Matteo, cosa potrà succedere in questo terzo e quarto quarto? Ma direi che per Bottegone la chiave per cercare di rientrare nel match è quella come sta provando a fare Rossi adesso, cioè cercare di difendere duro, ma vedete quanto è difficile su un giocatore come Chiacic, che sì, era riuscito a sbagliare un tiro forse neanche troppo difficile, ma poi è andato puntualmente a prendersi un rimbalzo e a appoggiare il 42esimo punto della Gecom, che adesso può controllare direi con relativa tranquillità questa partita con 13 punti di vantaggio. Il tiro da tre punti sbagliato da Giannini, buona rotta a rimbalzo però per la Valentinas, che adesso ha l'occasione per un tiro da tre punti con Bongi e lo mette a segno. Torna così a meno 10 la Valentinas, partita che resta sempre in salita, ma Bottegone ci sta credendo.
Di nuovo meno 10 per la Valentinas con i primi tre punti del match. Nicola Bongi, Ranuzzi, ancora spazio, la difesa di Bottegone non c'è in questo momento, come si vede da questa rimessa conquistata immediatamente dalla Gecom. Bottegone che non deve mollare, soprattutto di testa, anche alla luce dell'ultima partita persa a Valsesia. Adesso Vico viene beffato dal ferro, Colombini va in uno contro tutti, poi scarica per Bongi, ancora Colombini, Rossi, il taglio di Pippo Giannini, Nicola Bongi prova un'altra bomba, non va a segno, rimbalzo lungo di Colombini, altri 14 secondi per Bottegone. Bongi, Rossi è un po' spaurito in questo momento, Giannini altro tiro forzato, stavolta va a segno, si rimane lì sul meno 10. Torna a zona Bottegone, Ganguzza contro Pignatti, va a sbattere contro Colombini e davvero buona la partita di Colombini, al di là di un paio di passaggi a vuoto, però fa vedere di esserci. Bongi ancora lo spazio, non prende la bomba, Rossi è completamente piantato per terra e Pignatti ne va a appoggiare due. Invece chi è particolarmente in ombra questa sera è Ale Rossi, che non riesce a sbloccarsi dopo i quattro punti iniziali, è un po' intimorito dall'atmosfera di questa sera qui a Palacarrara. Adesso sfida frontalmente Kjašić e va a mettere il suo sesto punto, si segna da una parte e dall'altra, si rimane lì sul più 10. Manzini in angolo, Ranuzzi sotto per Kjašić, Rossi gli rimette la posizione, Kjašić stavolta picchia sul ferro, altrimenti rischia di fare un partitone. Kjašić, Giannini, Bongi, Giannini a spazio per la sua bomba che non va, rimbalzone ai Colombini ancora una volta. Di nuovo per Pippo Giannini, 10 secondi per chiudere l'azione, arricciolo su Vico, si butta dentro, fallo di Pippo. Beppe Valerio non è d'accordo, adesso ci sarà un richiamo per la panchina di Bottegone. Siamo a metà del terzo periodo con il richiamo ufficiale anche per Bottegone. Prova a farsi sentire anche il pubblico di Fede Giallonera, in tutto stasera ci avviciniamo alle 1000 presenze qui alla Palacarrara, tra i 300 senesi e circa 700 tifosi di Bottegone. Errore di Pignatti, ma fallo di Lele Rossi e Beppe Valerio rimette in campo Roberto Marconato al posto davvero di un Rossi che non sembra essere particolarmente con la testa nel match, Matteo. Sì, direi che forse è un po' l'anello debole questa sera della Valentinas, ha tutte le attenuanti di questo mondo, visto che giocava di fronte, sta giocando di fronte a un mostro sacro come Kjašić. Intanto Pignatti conferma l'ottima serata con un 2 su 2 lunetta, sono suoi gli ultimi 4 punti della Gecom che si riporta sul 48 a 36, 12 punti quindi da gestire, mentre la Valentinas prova il gioco a due tra adesso Ganguzza e Giannini, Ganguzza che va a giocare spalle a canestro con Colombini. Marconato, scusate, lo scarico per Bongi, solissimo per un tiro da 3 punti piuttosto comodo, ma ancora una volta il ferro beffa Bottegone, poi c'è il fallo di Ganguzza su Kjašić che nel frattempo aveva preso l'ennesimo rimbalzo di serata. Eh sì, comoda doppia doppia per Kjašić questa sera, fallo di Ganguzza più di frustrazione che altro. E Siena torna in avanti con 12 punti di vantaggio, in controllo sul match fino a questo momento. Panzini gioca con Pignatti, il taglio di Ranuzzi ottimo, stoppato da Marconato, contropiede Valentinas, Bongi per Colombini a spazio da 3 punti, è stortissima, Vico in qualche modo rischia di
complicarsi la vita da solo. E allora Siena 9 in avanti, Bottegore non riesce più a fare canestro, nonostante anche la Gecom non abbia altissime percentuali. Vico nell'angolo, Ranuzzi da 3 punti, poteva essere un canestro importante che non va a segno, rimbalzo di Pippo Giannini. Prova a ragionarla un po' di più la Valentinas, Giannini, Marconato, il taglio di Bongi, capitano non sa più a chi dare il pallone, torna a palleggiare, 5 secondi con il pallone praticamente fermo, Giannini si butta dentro, sfida Roberto Tiacic e di tabella arriva in doppia cifra a quota 10, è il primo di Bottegone, sempre meno 10, non si scende da quel divario. Tiacic prova a fare un po' a sportellate con Marconato, Vico si butta dentro, sbatte sotto il ferro e Giannini adesso si butta dall'altra parte, tiro in sospensione di Pippo che non va a segno, non è proprio la sua serata, tanti errori, poteva essere un canestro che ridava un po' di fiducia alla Valentinas ritornando sotto la doppia cifra di distanza. Vico per Pignatti tra le linee, tiro comodo, Pignatti 10 anche per lui, sempre lì su quella forbice. Bongi gira su Ganguzza, spara da 3 punti l'ex giocatore di Cagliari, non va a segno, rimbalzo comodo di Lorenzo Panzini che imposta la transizione, addirittura bomba di Tiacic che non va a segno, sarebbe stato davvero il culmine di una serata per il momento quasi perfetta dell'ex centro nazionale. Giannini gira su Vico, fallo del numero 6 di Siena, doppio cambio per Beppe Valerio, fuori Tiacic, secondo fallo di Vico, al posto di Tiacic rientra Paci, mentre per Bottegone fuori Bongi e Ganguzza, rientrano Barzanti e Della Rosa. Quintetto abbastanza basso per la Valentinas, Della Rosa, Marconato a spazio ma non prende la bomba, 7 secondi, 6, Colombini è costretto a buttarsi dentro, trova un buon varco, alla fine trova anche il fallo di Panzini che voleva la sgomitata di Colombini in penetrazione, due liberi per il numero 19 Valentinas. Dunque due liberi per il giovane di maglia giallonera, va a segno il primo, è il quinto punto per Leonardo Colombini. Il secondo è lungo, prova a prendere in balzo sul suo stesso errore, non ci riesce. E dunque 39-50 Gecom, Vico gira sul blocco di Pignatti, palla sotto per lui, fallo di Barzanti e canestro dello stesso Pignatti, 12 punti per lui, con Siena che adesso prova a allungare nuovamente in maniera decisa, Matteo, con uno dei protagonisti degli ultimi minuti, senz'altro Luca Pignatti. Sì, un giocatore che personalmente mi aveva ben impressionato anche nella partita di Montecatini contro la Meridian. Stasera direi che il terzo quarto è un po' tutto suo, così come era stato il primo e anche il secondo, quello di Tiacic. Siena che sta facendo un po' il vuoto sotto canestro, approfittando anche del fatto che le percentuali della Valentina si stanno abbassando, anzi sono state basse per tutta la sera. Un'altra palla persa e Ranuzzi che va a castigare la Valentina, se il tabellone adesso dice 39-55, un time out che non dico che sa un po' di resa, però senz'altro Valerio vorrà dire qualcosa ai suoi adesso. E dunque pausa sul 55-39 Valentinas.
Adesso ci vuole il cuore, la voglia di provare a rimanere in scia da parte della Valentinas di fronte alla sciarpata dei tifosi Menzanini. Pallone sotto della rosa per Marco Nato, forse al limite dell'infrazione di passi. 5 punti per Marco Nato, 41-55. Vediamo Bottegone in questi ultimi secondi del terzo quarto. Vico tra le linee, tiraccio che non prende niente. Rimessa dunque per la Valentinas, vediamo se Bottegone riesce in questi ultimi 37 secondi a riavvicinarsi nuovamente in una sfida, come tutti sapevano, sicuramente complicata, vista la forza di Siena e anche il momento attuale di Bottegone. Della Rosa fa tutto da solo, Colombini poi in qualche modo si butta dentro, Marco Nato riesce a lottare e portare via il pallone. Il fallo è di Ranuzzi, che ha qualcosa da dire agli arbitri. Arriva in bonus anche la Menzana, anzi è il terzo adesso per Siena. Si asciuga il parquet, rimessa per Colombini, 14 secondi sul cronometro offensivo, ce ne saranno altri 5 per chiudere il quarto. Colombini non sa che fare, pallone alla fine delle mani rossi della Rosa. Vediamo, Gianluca si butta dentro, infrazione doppio palleggio non ravvisata. Colombini spara da 3 punti, non va a bersaglio, rimbalzone lungo di Marco Nato, prova a crearsi lo spazio Barzanti. 2 secondi, 1 secondo della Rosa alla fine del 24, beffato dal ferro. Finisce qui anche il terzo quarto, 41 Valentinas, 55 Giacom Siena. Riparte per l'ultimo periodo i quintetti per Siena: Parente, Vico, Pignatti, Pasci e Ranuzzi. Per Bottegone della Rosa, Marco Nato. Adesso Parente spara a 3 punti, non va a segno. Rimbalzo di Marco Nato, dicevo, Marco Nato della Rosa, Rossi, Barzanti e Colombini. Meno 14 per la Valentinas. Barzanti gira su Marco Nato, porta chiusa da Pignatti. Marco Nato poi trova il pallone contro Ranuzzi al limite dell'infrazione. Colombini prova a prendere in balzo, non c'è niente, davvero tanta confusione. Parente
per Ranuzzi, con Lele Rossi che va a sporcare la linea di passaggio di Alex Ranuzzi. Sono passati 40 secondi dall'inizio di questo ultimo periodo. Ranuzzi per Paci, subito troppo solo, rimbalzo comunque sull'errore da parte di Lele Rossi della Rosa. Il blocco di Marconato della Rosa, non sa che fare, torna fuori, poi dentro per Marconato contro parente, Colombini un po' impacciato, si butta dentro, trova un'autostrada, non è fortunato sul rimbalzo con il ferro, si rimane lì. Passato un minuto in questo ultimo quarto, parente a spazio, si butta dentro, Ranuzzi prende la bomba, non va a segno, rimbalzo di Rossi, ancora Barzanti corre dall'altra parte, manca un po' lui in questa serata, Marconato, ancora Barzanti, prova a fare tutto da solo nell'angolo per Gianluca Della Rosa, niente da fare. Matteo, le percentuali di Bottegole sono davvero rasoterra e in questo momento sembra che giochi un po' anche con il gatto, con il topo. Sì, poi Mecacci si permette il lusso di tenere fuori Kiacic, fa ruotare tutti gli uomini sia sul perimetro che soprattutto sotto canestro. Sembra un po' una partita già scritta con Bottegone che continua la sua personale lotta contro il ferro, le percentuali che non si sono mai alzate in tutta la sera, però ci sono ancora 8 minuti per provare quantomeno a accorciare questo divario contro la capolista. Poi del resto si sapeva, i favori del pronostico erano tutti per Siena, per cui non credo che alla fine, se come probabile dovesse arrivare una sconfitta, ci sarebbe comunque da fare drammi. Restano sì questi minuti, adesso ha fatto vedere anche Rossi che se vuole può fare buone cose, da fare, diciamo, da finire nel migliore dei modi questa partita. Ottavo punto per Lele, Vico dall'altra parte, spara da due, non va a segno, rimbalzo di Marconato. 7 minuti e mezzo alla fine, Barzanti, una delle sue bombe, non c'è assolutamente niente, fallo poi della Rosa che va a sgomitare su Pignatti. Davvero partita decisamente incolore di Andrea Barzanti questa sera. 2 su 8 dal campo, anzi 2 su 9 con 1 su 7 da 2. Adesso Rossi tenta lo scippo su Pignatti, lo stesso Rossi l'ultimo a toccare il pallone. Rimessa con 16 secondi, parente Panzini, ancora parente. Il blocco di Pignatti, si butta dentro, rischia la persa, rischia i passi, alla fine Pignatti sbaglia da sotto, sbaglia anche Paci, il fallo è di Rossi. Beppe Valerio chiedeva i 3 secondi, il fallo invece è di Marconato, terzo fallo. Due liberi per Paci, il primo è fuori, si rimane sul più 12, ancora Paci, questo va a segno, per lui è il terzo punto, 43 a 56, c'è semplicemente da iniziare a segnare in casa Valentinas, ma le difficoltà ci sono state per tutta la partita. Rossi contro Paci, prova a farlo saltare, ottimo gioco in allontanamento, doppia cifra anche per Rossi, 45-56, meno 11, pronto sul cubo dei cambi Pippo Giannini, Ranuzzi dalle sue parti, Marconato fa saltare tutti, sbaglia però la conclusione, rimbalzo di Marconato, Della Rosa ha un'autostrada ma poi la difesa di Siena torna su di lui, nell'angolo Barzanti fino in fondo, in reverse, stoppata da Paci, arriva Rossi a rimorchio e dopo una vita Bottegone torna sotto i 10 di divario. Adesso il pubblico al Palacarrara a farsi sentire, parente, fallo di Della Rosa. Per Della Rosa dovrebbe essere il secondo.
anzi no, addirittura il quarto. E, fuori Colombini, rientra Pippo Giannini. E c'è time out chiesto da Beppe Valerio. Per la Gecom Parente, adesso c'è da insistere in difesa, Panzini per Ranuzzi, fallo in attacco di Fasci su Lele Rossi, e adesso Mecacci è costretto a rimettere in campo Roberto Chiasic. Con il pubblico di Fede giallonera che prova a farsi sentire, dentro Chiasic per braccare Lele Rossi, Barzanti per Pippo Giannini, Marconato, ancora Lele Rossi lontanissimo dal canestro, sfida Chiasic, si butta dentro, torna fuori per Bongi, al limite della persa, Rossi gira su Chiasic, forse fallo, recupera comunque dal proprio errore, e è il momento di Lele. 49-56, Pontegole prova a riaprirla, anche perché Siena non ha mai avuto la forza di chiuderla. Parente rischia la persa, sotto per Chiasic, in angolo Parente da tre punti, va a segno. Canestrone di Parente che rimanda sotto di 10 la Valentinas. Bongi gira sul blocco di Lele Rossi, non c'è nulla, tiraccio questo, con nessuno di Bottegone a rimbalzo. Panzini, Parente finta un'altra bomba che non prende, poi apre per Ranuzzi, Bottegone si apre un po' sugli esterni, Pignatti in qualche modo sotto, Chiasic prende rimbalzo, fallo di Marconato. Con Beppe Valerio che cerca di redarguire i suoi a rimbalzo, il fallo è del capitano. Rimessa per Ranuzzi dal lato corto del campo, Panzini, sì, tiro velocissimo, beffato dal ferro, Chiasic prova a smanacciare rimbalzo, Bottegone prova ad andare in contropiede, Bongi non serve, Barzanti si va per Rossi, autostrada e inchiodata di Lele, di nuovo meno 8, è tutto Rossi, 5-1-5-9. Decimo punto consecutivo per Lele, Panzini per Parente, attenzione a non farlo tirare di nuovo da tre, fallo di Marconato su Ranuzzi. E è il terzo fallo, due liberi per Ranuzzi, in difesa di Bottegone che era andata un po' in ritardo. E Ranuzzi ha due tiri liberi per ridare un po' di margine ulteriore alla Menzana. Va a segno il primo, Matteo Bottegone perlomeno ci sta provando, ha tirato fuori gli artigli con un Lele Rossi al momento incontenibile. Chiasic prova a usare il mestiere ma non sempre gli riesce. Siena che adesso sta un po' soffrendo perché Rossi
ha trovato queste 5 azioni consecutive di realizzazione che hanno riportato su il punteggio, ma soprattutto il morale del Bottegone. Ancora Rossi che adesso va a giocare fuori per Bongio in penetrazione, lo scarico dall'angolo per la tripla di Giannini, però l'errore, e Siena che può gestire di nuovo i 9 punti di vantaggio con Panzini per Pignatti. Attenzione però al fallo di sfondamento, vediamo se il canestro, sì il canestro però viene convalidato, sarebbe stato importante se fosse accaduto il contrario, invece buono il canestro di Pignatti e Siena che si riporta più 11, ma Bottegone con il cuore, con un buon Rossi, con le percentuali che finalmente si sono alzate, forse un po' tardivamente, ma in fondo non è mai troppo tardi, continua a potersela giocare quando mancano ancora 4 minuti. Canestro buono e Siena torna nuovamente sopra i 10 punti quando mancano meno di 4 minuti alla fine. Senz'altro una soluzione che non ci voleva in questo momento, dopo il fallo in attacco di Panzini e il canestro di Pignatti. Adesso Bottegone di nuovo in attacco, partita davvero sul filo del rasoio per essere chiusa per Siena. Adesso Rossi sbaglia, uno contro tutti. Beppe Valerio voleva il fallo ravvisato su Chiascic, adesso torna a giocare ovviamente con il cronometro in mano Siena. Panzini nell'angolo, Ranuzzi spara da 3 punti, non va a segno, rimbalzo di Pippo, 3:20 alla fine. Ci vorrebbe un tiro da 3 che non è mai entrato questa sera per rianimare il match. Palla sporcata da Pignatti sotto canestro, 13 secondi per questo possesso. Giannini viene a ricevere Barzanti, ha un po' di spazio sotto per Rossi, cancellato da Chiašić che poi gli dice di qui non si passa. E nel mentre che va anche a correre dall'altra parte, Chiašić ha tempo anche per dare il 5 a Pignatti. Adesso Barzanti va a recuperare il pallone. Bongi, Marconato, viene a ricevere Pippo, lontano dal canestro, 2:40 alla fine, Giannini si incunea fino in fondo, elude la stoppata di Chiašić, di nuovo meno 9, 2:30 alla fine, Parente in punta, il blocco di Pignatti, si va proprio per l'ex giocatore di Mantova, Panzini, Chiašić contro Marconato, arriva velocissimo Parente, tripla difficilissima, è un airball, Rossi per Bongi, si prova a correre, fallo di Panzini che gioca l'astuzia visto che Siena arriva soltanto adesso in bonus. Panzini va poi a dare il 5 a Nicola Bongi, quarto fallo di Panzini. Adesso rimessa in attacco per la Valentinas con Barzanti, vediamo come va a costruire questo tiro Bottegone. Bongi ha un po' paura delle manone di Chiašić, Bongi rischia adesso la persa, Marconato, ottimo taglio per Pippo, altro stoppatone di Chiašić che continua a guardare Giannini, e poi fallo dello stesso Pippo. E esce Marconato, rientra Colombini. E due liberi per Parente, Matteo, insomma la salita è davvero durissima per Bottegone. Mi permetto di dire che una cosa che non mi è piaciuta in questi ultimi 2 o 3 attacchi di Bottegone è che sono arrivate 2 stoppate di Chiašić e dopo che stoppa guarda gli avversari e gli dice di no con il dito, insomma è stato un campione, se lo potrebbe anche risparmiare. Sì, forse un po' di supponenza o perlomeno qualche atteggiamento arrogante che avrebbe potuto risparmiarsi. Resta il fatto che ha fatto un po' la differenza nei primi quarti, anche se questa partita rimane ancora, direi,
giocabile, con adesso Giannini che però va a sbagliare da sotto, c'è Lotta e ancora Chiacic che esce vittorioso nella tonnara che si era creato al rimbalzo. Restano 9 i punti di vantaggio, anzi 11 i punti di vantaggio per la Gecom, con un minuto da giocare direi che forse per i due punti la storia è finita. Adesso Ranuzzi che va a commettere passi, complimenti però a Bottegone che ci ha messo il cuore, ci ha creduto fino in fondo anche quando sembrava che la partita fosse finita con largo anticipo. Vediamo questo possesso, Bongi supera la metà campo, ci vuole un tiro veloce, Rossi non è proprio lui quello che deve tirare da tre, arriva Pippo, spara la bomba, non è proprio serata, rimbalzo di Chiacic, partita che sostanzialmente è finita con Siena che dunque va a espugnare il Pala Carrara che torna ad essere violato in Casa Valentinas dopo una lunga serie di vittorie. Bisogna tornare allo scorso anno in Serie C. Bongi, Rossi, Bottegone gioca adesso anche un po' alla chetichella, scarico per Lele, ne va a mettere due, 18 per lui, ma ormai la partita non ha più niente da dire. Bottegone non va a far fallo, siamo là, sotto i 9 punti e con la verbena di sottofondo che va ad accogliere la vittoria della Menzana con canestro finale di Parente sul 55-66. Andiamo al riepilogo dei punti. Per Bottegone, Giannini 12, Della Rosa 2, Rossi 18, Barzanti 5, Marco Nato 5, Bongi 3, Colombini 5, Ganguzza 5. Per Siena, Parente 7, Panzini 4, Vico 13, Ranuzzi 7, Paci 3, Pignatti 15 e Chiacic 15. Ringrazio Matteo Vancellini per il suo sostegno in questa telecronaca davvero molto utile. Da Saverio Melegari e davvero tutti agli amici di TVL Sport TVL la più cordiale buonanotte. Ricordiamo il punteggio finale: Valentinas Bottegone 55, Gecom Menzana Siena 66. Buonasera a tutti.